Ciao dolcezze, questa nail art è per l'iniziativa di Pufa dedicata alla web social addicted. Speriamo di arrivare nelle prime tre classificate, speriamo soprattutto che vi piaccia. Ed ora vi lascio il tutorial. Un bacio! Allora dolcezze, in questo caso faccio la nail art su una tip, come primo colore uso questo nero della Nuba, è il numero 460 e lo stendo su tutta l'unghia. Steso il nero e lasciato asciugare per qualche minuto, andrò ad usare questo fucsia scuro della Pupa, il Lasting Color smalto brillante Glossy Nail Polish, è bellissimo ed è il numero 346. Allora, con il mio pennellino da nail art, questo qui, andrò a tracciare una riga che parte prima della metà dell'unghia e arrivi fino a tre quarti dell'unghia, cioè fino qui, non alla fine. Tracciata la mia linea, prendo il pennello direttamente dallo smalto, il suo pennello, e vado a riempire la parte superiore dove ho tracciato la riga. Ecco qua. Vedete? Riempita la vostra angolatura, andrò a prendere questo qui della Kiko, bianco con dei riflessi brillanti nati rosa, è il numero 213. Userò questo pennello da nail art e andrò a tracciare delle linee che seguono il French storto. Fatte le strisce, andrò ad usare questi glitterini rotondi argento e li andrò ad applicare nel French fucsia. Spero che vi piaccia e un bacio dolcezze, ciao!